Buongiorno, ci troviamo al Conservatorio Martini di Bologna, in Italia. Sono Luca Braghiroli, insegnante di trombone presso questo conservatorio. Oggi, il 14 aprile, si è svolta una presentazione, dimostrazione didattica sui tromboni e sulle trombe Anton Courtois. Questa dimostrazione sta molto chiara, molto bella e soprattutto è servita molto ai ragazzi per capire come funzionano gli strumenti, come vengono fabbricati e per avere un altro approccio sullo strumento, un altro modo di porsi verso lo strumento. Diciamo che la ditta Courtois è stata veramente brava nella spiegazione, nel spiegare tutte le parti della costruzione e il fatto di aver portato gli strumenti per poterli provare per i ragazzi è una cosa molto importante. Quindi ritengo che questo evento didattico sia molto importante nella costruzione di un allievo, per fare in modo che essi abbiano un panorama più vasto di quello che sono gli strumenti in giro da provare e la ottima qualità di questi strumenti. Parce que là maintenant on vient vers les systèmes différents. Il y a closed wrap, open wrap, en cylindre traditionnel. Oui. Après il y a le système Hagman, le système Teyer. Oui. La différence entre open wrap et closed wrap, c'est la différence entre ces deux modèles. Moins la forme des tubes qui fait la différence, mais toutes les soudures. Ecco, non è tanto la forma dei tubi, ma tutte le saldature. Chi crea dei ponti armonici. Che creano dei ponti d'armonia, di raccordo, di rivibrazioni, famosi nodi di suono. La concezione Courtois, c'est, nous on aime beaucoup chez Courtois que le trombone donne du timbre, du couleur à partir du piano. Ecco. En général, il faut savoir que c'est toujours très délicat de parler d'un acoustique parce que. Molto delicato parce que. 90% dell'acustica, l'80% dell'acustica è musicista. L'instrument lo strumento è avant tout un amplificateur. È un amplificatore del musicista. This, if you have this so standard, it will come with a yellow brass bell and a standard slide. Yeah, that's the standard model. Now the system is so 420, so that's the range. Yeah. Okay. Then. B is always when there is somewhere a rotary valve, whatever. So then we mark here the type of rotary valve that is. Benvenuti ad All For Music. Il nostro rapporto con il gruppo Buffet parte fin dagli inizi della nostra apertura, del lontano 1997, ed è cresciuto sempre più col passare degli anni. Quindi vi diamo il benvenuto anche nel nostro nuovo reparto fiati, che abbiamo inaugurato il mese di gennaio del 2012 e vede il marchio Buffet, Kelvert, Schreiber e Courtois in maniera molto importante presente nel reparto. Allora, nel nuovo reparto abbiamo cercato di esporre gli strumenti in maniera più chiara possibile proprio per i clienti, in modo che quando arrivano possano vedere subito in esposizione tutto il materiale che offriamo. Quindi abbiamo diviso il reparto tra sassofoni, trombe, sax soprani e nelle altre vetrine abbiamo anche gli strumenti Buffet, per cui i clarinetti bassi, le vetrine con i clarinetti che teniamo nelle loro custodie, sempre del gruppo Buffet, e tutti gli accessori. Crediamo che questo reparto e in più la collaborazione del nostro tecnico che è presente in negozio possa dare un servizio maggiore in futuro per tutti i nostri clienti. Buonasera, io saluto tutti, ringrazio praticamente il gruppo Buffet Crampon e ovviamente Buffet Crampon che mi ha dato i natali sotto il profilo della riparazione e tutto il saper fare, il savoir faire dell'atelier praticamente lo devo a loro. Non in ultimo, negli anni, in questi primi 17 anni, mi hanno inserito in quello che è a fianco della riparazione e anche quello il lato commerciale. Infatti, in collaborazione con All For Music, grazie a loro, posso avere qui a disposizione sulla piazza di Bologna un punto di intervento, un atelier, in sede al loro negozio, alla loro struttura, che è sempre più in collaborazione con Buffet Group
con i loro marchi, i loro loghi e il loro punto di riferimento sugli strumenti a fiato, praticamente leader in tutto il mondo.